Il campionato di Serie D resta nella morsa del Covid in una settimana nella quale il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti ha consultato le 166 società chiedendo loro se proseguire il campionato o sospenderlo fino al 24 novembre, data di scadenza del DPCM in vigore. La risposta è stata chiara, con una netta prevalenza sulla continuazione del campionato, ma le difficoltà sono sotto gli occhi di tutti e questa domenica ben 5 partite sono state rinviate e si aggiungono alle 4 di domenica scorsa e un'altra relativa a 2 giornate fa. Serie D in un guado? Da un lato servirebbe un allentamento dei protocolli, dall'altro molte società di quarta serie non avrebbero la forza di sostenere l'esecuzione di un numero elevato di tamponi o di lavorare, in caso di almeno una positività nel gruppo, dentro una bolla. Andare avanti così vuol dire esporsi ad un numero di recuperi che rischia di diventare abnorme, ecco perché una sospensione del torneo nelle prossime settimane non è da escludere. Nel girone F dunque rinviate Porto Sant'Elpidio Giulianova, Notaresco Aprilia e Recanatese Rieti per casi accertati di positività al Covid. E poi Vastese Agnonese e Cinzia Albalonga Campobasso per la decorrenza dei termini dell'isolamento fiduciario. Restano in programma 4 partite con 2 abruzzesi in campo. Match duro per il Pineto che sarà di scena allo Stadio della Vittoria contro i padroni di casa del Tolentino. La squadra di Daniela Maulo è attesa da una settimana impegnativa visto che poi disputerà al Mariani Pavone il recupero con la Recanatese di mercoledì. Un vero e proprio scontro diretto e poi il derby sempre in casa col Giulianova, occasioni per dare segnali al campionato di poter essere una grande e competere per il vertice, scrollandosi di dosso un po' di ruggine dopo la sosta forzata della scorsa domenica. Le impressioni del tecnico Daniele Maulo. Sì, diciamo finalmente un calcio giocato è una parola grande, perché poi ecco si rigioca a porte chiuse e si va avanti, però come ho detto in altre circostanze, diciamo, la partita è bella che ci sia tutte le componenti che richiedono una gara, ecco, con la tifoseria, è bello giocare con il pubblico, giocare a porte chiuse non è il massimo, però andiamo avanti sperando, ecco, che prima possibile si possa tornare alla normalità. Sì, al di là dei 3 incontri in 7 giorni ci aspetta una partita difficile contro una squadra imbattuta che sta facendo bene fin dalla seconda parte dello scorso campionato, quindi ha trovato un equilibrio e ha cambiato poco, quindi mi aspetto una partita difficile, quindi ci stiamo preparando e per affrontare questa gara cerchiamo, ecco, di fare una prestazione importante, perché contro una squadra di questo tipo occorre una prestazione importante. Il Castelnuovo vuole lasciarsi alle spalle la prima delusione stagionale, una sconfitta, quella di Castelfidardo, coincisa con la peggiore prestazione finora dei ragazzi di Guido Di Fabio, che non ne macchia, però ha fatto la bella partenza di campionato. La matricola del Vomano aveva ottenuto l'ok per giocare le gare casalinghe all'Aquila e favorire l'afflusso di pubblico, ma il nuovo DPCM, che impone le porte chiuse, fa sì che i neroverdi restino a giocare nel loro impianto a Castelnuovo. Da valutare la possibilità di recuperare l'ex Titone a Monte Giorgio nella prima parte della scorsa stagione. Marchigiani quest'anno affidati alle cure dell'ex Porto Sant'Elpidio e di Mengo e sempre sconfitti nelle precedenti 2 trasferte. Le altre 2 partite in programma saranno Matese Castelfidardo e Vasto Girardi Fiuggi. In particolare la squadra molisana, dopo aver giocato le gare interne ad Agnone e Trivento, da domani tornerà nel piccolo stadio Filippo Ditella di Vasto Girardi dopo oltre un anno di attesa. Terminati i lavori di adeguamento per la Serie D con realizzazione di manto sintetico, domani ci sarà l'inaugurazione del rinnovato impianto tra i più montani d'Italia, posto a 1200 metri di altitudine.